diamo la parola, speriamo adesso che il coordinamento funzioni, a Marco Passarella. Proviamolo. Confido e lo prefetto. Marco Passarella è un economista ricercatore presso l'Economic Division della Business School dell'Università di Lezza. Ha insegnato economia dei mercati monetari e finanziari presso l'Università dell'Insubria, teoria dell'impresa presso l'Università di Pavia e approfondimenti macroeconomici presso l'Università di Bergamo. I suoi interessi riguardano principalmente la teoria dei prezzi e della distribuzione e la dinamica macroeconomica. Speriamo che funzioni. Regia sombra, dicono che un attimo. Siamo prova. Marco prova. Perfetto, ci sei, dai, fantastico. Volete che parli più ad alta voce? Sei perfetto, ottimo. Io vi sento, state parlando con me, vi sento poco. Ti diciamo, guarda, parla, noi ti sentiamo perfettamente. Puoi andare, puoi iniziare. Grazie, solo che provo a vedere. Voi quindi mi sentite in questo momento? Perché io sento pochissimo il tono di voce. Perfettamente. Ah, ok. Non ti faremo domande. Quindi se non capisco male devo parlare. Devi parlare, sì. Sì. Posso partire? Puoi partire, non ti faremo domande, per cui vai così, tutto buffiato. Okay. Beh, allora se mi sentite, io intanto vi ringrazio per l'invito. Naturalmente ho la sensazione un po' surreale di dover intervenire così sullo sfondo, non è mai facile parlare attraverso Skype. E naturalmente vi chiedo scusa per non poter essere presente, ma ho avuto una serie di impegni che si sono accavallati, per me era veramente difficile essere in Italia in questi giorni. L'altro problema che si è posto è che naturalmente il parterre di relatori è molto corto, molto denso, quindi devi dare di far bene gli interventi che si sono di far confondere tra quelli degli altri più ospiti. Questa è una delle ragioni per cui l'intervento che farò oggi è ispirato ad un articolo che ho presentato ad un altro convegno che è stato da una rivista filosofica, che si chiama La Confratica, convegno che era dedicato ai mutamenti intervenuti nello stato sociale in Italia nel corso degli ultimi decenni, in Italia e in Roma. E qui il titolo evocativo era, guarda caso, Welser Barbari, si riaggancia all'accusa finale di Ernesto Cetani. Per tutte le modalità d'articolo, poi prenderò anche il discorso di questo intervento, sono innanzitutto che i processi di redimensione del ruolo del settore pubblico e anche del settore sociale, in generale della sfera pubblica Italia e Europa, siano storicamente legati al più grande digitalizzazione del mercato, cioè ai processi di apertura dei legati regionali e nazionali. E la seconda tesi fondamentale di quell'articolo è che la tendenza in Europa sia verso non un alteramento della sfera pubblica e dello Stato specifico, con questi convegni o delle prestazioni di UE,
ma anche lavoro con delle eccezioni, in termini che sono a un tempo universalistici e minimalisti, sulla base cioè dei rapporti sociali che sono emersi dalla visualizzazione di Monte Carlo e dai processi di produzione produttiva che sono succeduti negli anni 80 e 90. Una definizione, come è per essere chiaro anche dalle parole di Renzi di tutti i giorni, in cui lo stato sociale in particolare viene ridotto ad una sorta di sussidio residuale, acqua colmare la differenza tra reddito da lavoro salariato e soglia di sussistenza. Io credo che di fronte a questo tipo di scenario, in generale lo scenario di crisi economica in questo paese, ma nell'ambito della generale crisi dell'Unione Monetaria Europea, delle economie avanzate, io credo che di fronte a questo scenario, che poi peraltro non muove, ma che non rimanda alle origini, agli albori del Consiglio Europeo, è necessario avanzare una critica all'accettazione incondizionata e la verità tratti apologetica delle dinamiche di mondializzazione del capitale e anche dell'agenda neoliberista, scusate, libero-scambista che in qualche modo ne costituisce la sovrastruttura ideologica. E secondo me è un certo europeismo di maniera, un certo eumismo adottato, costituisce un ottimo, clamoroso esempio di questa accettazione incondizionata e apologetica dello stato di posto presente. L'aspetto curioso è che questo atteggiamento ha in Italia caratterizzato curiosamente più gli intellettuali e le organizzazioni reti del mondo operario novecentesco che le forze di sacrifici. In secondo luogo si tratta, secondo me, di prospettare una diversa forma di organizzazione economica e sociale e recuperi da giorni lo strumento della pianificazione economica quale alternativa alle dinamiche caotiche del mercato e anche al contempo quale prefigurazione sia possibile di una società apica. E su questi tre punti, dunque, critica del libero scambismo, critica delle proposte di riforma del welfare verso universalista e infine rimessa a tema della pianificazione economica, e incentrerò il mio intervento di oggi. Se ci sono problemi, naturalmente comunicato, magari attraverso anche un messaggio, se può essere per me più facile da leggere, visto che non mi sento molto. A questo riguardo partirei dal primo punto, cioè dalla critica della cultura, della antropologia del libero scambio. Non mi concentrerò sulle cause della crisi che a mio avviso hanno al tempo natura reale, finanziaria e istituzionale, se non per sottolineare un punto che in genere non è sufficientemente tenuto in considerazione. Infatti noi sappiamo che è l'instabilità finanziaria proveniente soprattutto dagli Stati Uniti d'America, a seguito del collasso di Lehman Brothers che ha vinto da UNESCO della Finanziaria della Unione Valutaria Europea, e che ciò ha avvenuto in un contesto di nuovo istituzionale, per cui quella malcelata vicenda la Banca Centrale è intervenuta all'intesa dei paesi impattati. Ma sappiamo anche che è stato detto, non avete detto voi già oggi, che sono stati naturalmente discussi in parte corretta di accompagnamenti di alcuni dei paesi membri dell'area euro, quindi la combustibile o causa prima della crisi. Quello che sappiamo infatti è che tutti i paesi che sono stati interessati dalla fuga di capitali che si è generata in seguito al collasso di Lehman Brothers avevano in comune un'esposizione debitoria crescente verso l'estero. Quello che sappiamo, come ho detto anche di oggi, è che questa esposizione di vittoria crescente non era che la risultante della chiave di competitività tra le economie dei paesi centrali e quelli dei paesi periferici, in un contesto però di rigido ancoraggio valutario, di politiche deflattive adottate paradossalmente soprattutto dai paesi del centro. E soprattutto, questo è il punto che vorrei sottolineare, che di solito invece non è adeguatamente enfatizzato, soprattutto di piena libertà di movimento dei capitali europei. Perché sottolineo questo punto? Lo sottolineo perché io credo che proprio la liberalizzazione dei movimenti di capitale debba essere considerata il fattore chiave del cambiamento
sono intervenuti nella struttura economica e di rimanere nella struttura sociale italiana ed europea. Questo perché è stata la crescente minaccia di delocalizzazione delle produzioni, uno dei principali fattori di erosione, diciamo così, delle basi del potere contrattuale delle classi lavoratrici italiane e europee e delle loro organizzazioni rappresentative. Così come, d'altra parte, è stato il dumping fiscale, uno degli elementi di pressione, almeno in alcuni paesi, verso una riduzione o ridefinizione del settore pubblico. D'altra parte, la guerra tra l'Italia, ovviamente la base nazionale, che si è avvenuta, in particolare dopo lo scoppio della crisi europea, si è andata a trovare possibile terreno di composizione, anche solo temporanea e parziale, proprio le politiche di compressione del salario diretto e indiretto in primo, e politiche che sono state adottate non soltanto nei paesi della periferia, ma anche del centro. Eppure, fino ad ora sono cose che immagino sappiate, eppure il problema è che non soltanto la riduzione dei vincoli legati alla circolazione dei capitali non ha incontrato la resistenza dei partiti e delle organizzazioni eredi del movimento operaio nel centesimo, ma è piuttosto per strano. Con rare eccezioni, quei soggetti hanno anche accolto la riduzione delle barriere nazionali con i capitali, con particolare presenza, quando in quella definizione sono realizzati in campo e attirazioni di inquilini e di una penalità contrattuale. Come sappiamo, quel fraintendimento va da radici assai lunghi, sono essere ricondotte al discorso dello scambio da all'interno della mano nel 48. Non mi dilungherò più freddo perché già Alberto Burgio e Luigi Cavallaro hanno mostrato tanti dubbi su questa catena di naturalmente la ragione per il favore con cui direi che il ministro Ferrari, la sinistra, hanno guardato alle politiche di libero scambio, di libera circolazione dei capitali, andrebbe ricercata nella stabilità sociale, nella prospettiva economica e persino nell'intenzione della sfera di vicini economici che tale apertura avrebbe dovuto usare dei grandi strumenti. In realtà gli studi più recenti, se la mostriamo gli studi più recenti prodotti sulle evidenti critiche di politiche, quindi sono state ammesse con questa correlazione di testo per esempio, quindi di Salvai, o anche di recente di Daniel Obrin, dello stesso Burman, ma persino della Commissione Europea, come dicevo, sembrano smentire radicalmente che esista una correlazione di questo tipo. Infatti anche l'apertura indiscriminata dei mercati nazionali alla penetrazione di capitali esteri si è accompagnata, secondo questi studi, ad un aumento vertiginoso delle parità sociali e persino ad una suppressione democratiche. Non vale peraltro, come abbiamo potuto riscontrare, che a ciò sia corrisposto un aumento del potenziale produttivo dei paesi che hanno portato a fare di visti non soltanto gli esami di tassi di crescita registrati dalle economie europee, da quando tali crisi sono stati adottati, ma anche gli effetti a cui la stessa politica applicata per l'imposta della struttura monetaria e dagli Stati Uniti d'America, i cosiddetti paesi di riduzione tra la metà degli anni 70. No, va. Al punto che gli stessi colossi asiatici e sudamericani, penso in particolare alla Cina, che sono riusciti a rimporsi dall'ultimo quindicennio, lo hanno fatto soltanto nella misura in cui hanno rigettato proprio le politiche liberticaliste dettate dalla giunta del Washington Consenso. A questo riguardo, è questo uno degli aspetti che voglio sottolineare, il processo di globalizzazione capitalistica e le politiche che sono state messe in campo per i governanti prefigurano in realtà non la fine dello Stato di nuovo, ma semmai una rivoluzione copernicana del suo intervento. La mia impressione è che nei paesi avanzati, in particolare nell'area euro, tale ridefinizione del modo di intervento dello Stato abbia ancora seguito
due direttrici principali. La prima è l'accompagnamento della regolamentazione dei mercati finanziari e del mercato del lavoro con una forte riregolamentazione dei politici delle istituzioni preposte al governo. E la seconda direttrice, fortemente legata alla prima, è lo spostamento del baricentro dell'intervento della stato economico dalla politica fiscale alla politica monetaria. Le più belle semplici, l'indipendenza delle parti centrali del governo, con queste ultime avendo come funzione principale quello di garantire pressoché vitalmente la stabilità dei prezzi. In particolare, come sappiamo, come avete detto, l'unione monetaria è stata costruita di mangi sui piani, forse sarebbe come dire all'uso e consumo dell'economia dominante, tedesca, qui crescita è una casa da sempre affidata al cambio nazionalmente. A partire dal dopoguerra, come sapete, proprio le esportazioni nette infatti hanno impiantato la stabilità, cioè una fonte autonoma di domanda per l'industria tedesca. Non è un caso che ancora oggi si porta del verso tedesco sia tanto dal settore dei beni di investimento che è frutto della riconversione della vendita e che in qualche modo i paesi del sud Europa abbiano oggi sostituito le stesse russe, quale o la Pedino dos Emiliano, quale terreno di estensione dell'area di influenza tedesca. Se non che il maggior nemico del modello di crescita tedesco trainato dalle esportazioni è proprio la crescita dei prezzi, o meglio, di dare un trasmissimo positivo con i principali concorrenti della Germania. Questo perché, come è ovvio, l'inflazione si traduce in una minore competitività della produzione nazionale rispetto a quelli di vari esseri, e questo è il principale motivo per cui da sempre le autorità tedesche avversano ogni tipo di provvedimento che possa determinare un allentamento del politico. Va bene. Ok. Stavo parlando della Germania, perdonate se parlo non ha tempo, in asincrono, ma il problema è che quando si tratta sempre di avere reazioni di fronte è molto difficile anche riuscire a andare in indagine. No, dicevo, un aspetto interessante del modello tedesco è che più in generale il modello di crescita basato sulle esportazioni che è il modello di stare alla testa dei governanti tedeschi, ma anche la stessa dei governanti italiani, o come è stato detto più o meno la stessa dei governanti di mezzo mondo, è che sul piano del welfare, quello della domesticità, si traduce non nella comparsa del modello europeo continentale, ma permane un rovesciamento radicale delle sue finalità e anche della sua natura. Ancora una volta il modello di riferimento, secondo me, è quello tedesco delle cosiddette riforme o azienda 2010, ossia le quattro partenti di riforme del mercato del lavoro che sono state volute dal governo socialdemocratico di Schröder e sono entrate in vigore tra il 2003 e il 2005, e che in estrema sintesi configurano una sorta di copertura universalista introdotta come contropartita di una giustizia deregolamentazione e anche l'utilizzazione dei contratti di lavoro salariale. Sapete, non si tratta in Germania, non si riesce a imparare di salari nominali praticamente nulla, c'è addirittura una contrazione salariale che da almeno alcune fasce di lavoratori. Ciò nei fatti ha consentito alle imprese tedesche di realizzare parte di una posizione economica sulla fiscalità generale, a causa del rischio, o dalla Germania per la parte di 30 miliardi di euro. Al contempo, la Germania è stato uno dei paesi con il taglio più alto tra i paesi d'Europa e il paese d'Europa con il più alto stato con il maggior numero di lavoratori ad alto salario, e che non è un controsenso,
perché si lega appunto a quella che sono lì di una università tra e non invece attaccia c'è la domanda interna. Vediamo così all'Italia e soprattutto al primario. Non è infatti secondo me un caso che anche in Italia nell'ultimo decennio si è dato sulle necessità che si sono il tema della sociale, del mercato del lavoro e più in generale di un'istituzione del ruolo del settore pubblico in economia sia ruotato attorno alla proposta di introduzione di un reddito minimo garantito, ovvero nella sua versione più radicale, di un reddito di base economico. Come sapete questa proposta è in generale declinata in termini di sostituzione della non pubblicità di sussidi in genere vengono elargiti dallo Stato italiano con l'unico sussidio che consenta i produttori promotori di superare le disparità di trattamento legate al precedente mercato. Intesa come contropartita alla riduzione del grado di protezione attuale dei lavoratori italiani, la proposta di un reddito sociale, di un reddito minimo, come cavolo si voglia chiamare, costituisce oggi il principale pilastro della politica della sicurezza. Ed è questo un aspetto che vorrei sottolineare, è questo il complemento necessario di un modello di crescita basato sulle esportazioni in assenza di sovranità valutaria. Anche le proposte recenti di Renzi, non a caso, sembrano andare nella stessa direzione, dato che appunto non a caso si focalizzano tutte sul cosiddetto lato della libertà, il che potrebbe sembrare un controsenso se l'obiettivo fosse realmente quello di creare un'azione, sappiamo infatti che le condizioni di offerta non hanno in realtà alcun impatto macroeconomico, quindi diremo quantomeno sull'occupazione aggregata. Non è invece un controsenso se si pensa che l'obiettivo di Renzi, in generale di governanti europei e italiani europei, sia quello di operare un'ulteriore svalutazione del prezzo della forza lavoro e tramite questo naturalmente tentare di rilanciare le proprie economie al traino delle esportazioni. Il problema è che esiste un'alternativa a questa che pure è una via di soluzione possibile della crisi, in qualche modo della via bassa. Esiste un'alternativa. Dire, negare che gli attuali aspetti geopolitici internazionali e la struttura evidente in zone di estrema debolezza del movimento operaio delle classi operaie italiane non sembrano in realtà lasciare molto spazio a scenari di cambiamento radicale dell'esistente. Paradossalmente però proprio la crisi della crisi l'Italia e in generale la maggior parte dei paesi europei sono sprofondati nell'ultimo quinquennio, potrebbe discutere alcune possibilità di trasformazione. A riguardo, comincia, per esempio, seppure molto lentamente, a farsi dare una consapevolezza che, accantonata la retorica facile, anche se non votato sul malaffare, sullo spreco, quale problema principale della vita pubblica delle economie, specie delle economie mediterranee, in realtà non si è spreco maggiore che un numero di giovani lavoratori disoccupati, che cioè non sia un generico eccesso di spesa pubblica improduttiva il problema del nostro paese, ma che al contrario sia una carenza di domanda aggregata, in particolare di domanda autonoma, legato con più dito alle politiche di aggancio valutario e alle misure di austerità poi adottate dal nostro paese. Deve però essere chiaro al riguardo che il riconoscimento del ruolo della spesa pubblica, quale surrogato necessario della spesa privata carente, e anche del ruolo della politica monetaria, quale fattore chiave della determinazione degli spazi di agibilità, in Italia rappresentano certo quei passi di avanti rispetto a Parigi, ma di per sé secondo me non solo non sarebbe la situazione in cui il nostro paese,
ma certe condizioni potrebbero persino rivelarsi un boomerang. Questo perché in assenza di una piena sanità valutata in maniera sicuramente sanitaria, cioè in una certa parte, l'adozione di queste politiche naturalmente materializzerebbe immediatamente il rischio di congelamento della bilancia di pagamento, che alimenterebbe l'attività di speculazione del mondo italiano, e questo spingerebbe il paese verso un'uscita forzata da destra dall'area della lotta unica, che in modo liberato e premiato da spendere. Il problema è che questo scenario è uscito da destra, per classi dirigenti sarebbe portato a spingere ulteriormente la sicurezza e della signora relative contrattuali dei lavoratori, al fine di contenere i rischi più difficili e di sostenere la bilancia commerciale. E naturalmente la caduta del mercato dei lavoratori nazionali, che grazie alla fiscale sovrapposizione della loro rispetto a loro più conti, aprirebbe la strada, ora per 5 di acquisizioni extracommerciali di proprietà dell'industria nazionale, ulteriore evidente per livelli occupazionali. Questo significa che la produzione di singoli dirigenti alla circolazione di capitale deve essere guardato come un prerequisito essenziale per l'applicazione di certi e che naturalmente si possa frontalmente sulla testa di trattare la partita. Sì, se deve svolgere il video. Spero. Non so se li sentite ancora. E naturalmente questo spingerebbe ancora una volta verso l'uscita dall'area della comunità unica. Il problema è uscire per fare sì. Dato il ritardo tecnologico che il nostro paese ha accumulato nei confronti delle altre economie avanzate, la mia opinione è che un semplice intervento di sostegno alla domanda non sarebbe comunque sufficiente a riportare l'economia italiana lungo un sentiero di crescita, come ha detto, c'è cioè le condizioni potrebbe persino rivelarsi un boomerang. Non solo, ma decenni di stagnazione economica hanno di fatto reso il settore industriale italiano cronicamente dipendente dai mercati esteri, non soltanto per gli approvvigionamenti energetici, ma anche per le importazioni di energia. Quindi in questo contesto l'affidamento esclusivo alle forze di mercato non farebbe benissimo che accentuare gli esclusivi esteri. La via d'uscita, dunque, secondo me, non può che passare per una più vasta area di intervento del settore pubblico, che dovrebbe intervenire non soltanto in quello Stato, che dovrebbe intervenire non soltanto come acquirente o finanziatore, nel pensare che quello che sia siano presenti, che siano degli economisti, che non siano dell'altra parte, ma dovrebbe intervenire anche e soprattutto come produttore o occupatore di inventario, cioè come intervento, in cui maggiori sono fallimenti del mercato e che anche in un'economia capitalistica è bene che vengano sottratti alla logica della situazione privata, perché sono numerose, la strutturazione del territorio, l'edilizia pubblica, lo sfruttamento di nuove fonti energetiche, fino alla ricerca di base applicata o al controllo diretto degli strumenti strategici, comunque per il settore del credito, che dobbiamo tutti gli enti non mancano. Quello che si tratta di fare in altri termini è di prendere in qualche modo ampliando e rivedendo sull'insieme di strumenti di pianificazione e di programmazione che hanno consentito al nostro paese di sbloccare la strada del processo di miracolo economico, la crisi alle spalle le macerie sul mondiale. L'obiettivo immediato naturalmente dovrebbe essere quello della fine buona occupazione, sia in termini prodaici e l'azzeramento tendenziale del tasso di disoccupazione dell'Italia, ma nel medio periodo questo dovrebbe tradursi in una socializzazione crescente degli investimenti, sul servizio è anche il democratico, che il controllo sul volume e soprattutto sulla composizione. Se non che anche a voler ignorare i momenti di antropologia politica che la proposta di presenta, esistono due vincoli con cui esso si dovrebbe misurare. Il primo vincolo è quello che ci ha segnalato magistralmente Sciacalessi,
noi sappiamo che esiste un'incompatibilità politica tra poter esercitare nel caso del sistema delle imprese e il diritto della nostra voce. Quindi l'attuazione e il mantenimento con misure di impiego sono legate allo più filo ad un spostamento duraturo nei rapporti di forza tra classe sociale e lavoratori salariati. Questo naturalmente è tutt'altro che scontato. In secondo luogo, siccome è già stato menzionato, dati attuali scenari internazionali e anche i testi di trattati europei, l'estensione della sfera del settore pubblico comporta una chiara ridistribuzione della permanenza italiana di interdizione valutaria. Va da sé, come è stato detto nell'intervento che ha preceduto, una politica coordinata di interventi pubblici guidati dai paesi forti dell'area, tanto dell'area valutaria, sarebbe naturalmente la soluzione che ho spiegato. Mi pare però di poter rilevare che una tale consapevolezza stia tardando purtroppo a farsi strada. Questo significa che nei prossimi mesi la mia dell'uscita dalla volontà unica con il diciamo forza diventa obbligata. In tal caso, su questo mi andiamo a concludere, io credo che alcuni provvedimenti si renderebbero necessari, innanzitutto, come è stato detto, l'introduzione di un sistema di controllo sui movimenti di capitale, sia in entrata che in uscita. In secondo luogo, i provvedimenti di indicizzazione dei redditi da lavoro, salari e pensioni. In terzo luogo, ci dovrebbe un provvedimento di... Non so se ho tempo di concludere o no. Sì. In secondo luogo, vi dicevo, ci vorrebbe un piano di salvataggio e nazionalizzazione del sistema bancario che interverrebbe immediatamente di verificazione del nostro paese da data della valuta unica e, come dicevo, nel lungo periodo anche un piano di risparmio energetico di diversificazione delle fonti di approvvigionamento si renderebbe necessario proprio per via della dipendenza cronica del nostro paese dalle fonti, cioè dai mercati. Chiudendo, il problema, come si segnalava a altre parti, è che oggi, come un secolo fa, tutto questo richiede di rimettere in qualche modo a tenere rimosso, insomma, la presa del potere, il rapporto con lo Stato e persino la spinosa questione della sovranità nazionale. Il bello è che naturalmente la storia potrebbe ricominciare proprio laddove l'avevamo interrotta. Vi ringrazio e la prossima.